Una fiamma al giorno, energie del 22 di dicembre. Scegliete la vostra variante, stella dorata, babbetto e stella rossa. Chiediamo agli angeli che intervengano nella stesa per darci le energie. Ah, qua si è girata questa. Del 22 di dicembre per tutte le tre varianti. E qua c'è qualche cosa che... Oh sì, qua c'è un amore che finalmente può... Sì, può passare a un livello superiore. Ecco, le ferite sono state superate, avete completato, diciamo, una consapevolezza. Ora siete pronti proprio a cambiare, a trasformare la vostra situazione relazionale, soprattutto perché si parla proprio appunto di trasformazioni affettive. Quindi a livello affettivo c'è anche il cancro ci parla anche della famiglia, possono essere situazioni familiari. Siete pronti proprio a trasformarle. Non sarà facile perché questo cambiamento, ovviamente, è vero che avete raggiunto una consapevolezza importante, ma creerà un pochino, diciamo, di sofferenza nel lasciare andare è sempre un po' difficile, ma siete pronti perché, ecco, state ascoltando la voce dell'anima, vi siete liberati delle catene e ora dovete andare a assumervi la vostra, come dire, il vostro potere interiore di cambiare la vostra realtà. L'equilibrio è stato raggiunto, ok, non sarà semplice, la trasformazione è sempre difficile, però avete il potere di andare a manifestare un cambiamento importante della vostra vita. Lasciate andare il passato. Andiamo un po'. Eh sì, sì, è il mago, guardate un po', avete creato proprio le condizioni energetiche giuste per un nuovo inizio. Sta a voi, lasciare andare il passato e quindi affrontare questa trasformazione. Vediamo un po' il babbetto, vediamo un po' di che cosa ci parlano i tarocchi. Ok, oh sì. Ok, allora... Qua finalmente avete anche qui, c'è sempre un po' il senso di aver portato a compimento, e non è a caso, perché ho fatto anche stese più lunghe, più diciamo più particolareggiate sul fatto di portare a compimento situazioni karmiche. Qua c'è un ciclo karmico che viene portato a termine, vi siete affidati alle stelle, vi siete affidati alla vostra anima, avete ascoltato quello che era il desiderio interiore di crescita, di uscire a un nuovo livello della vostra vita, ora siete pronti a lasciare indietro il passato. Le paure e le sofferenze. Guardate, potete creare il vostro mondo centrandovi sull'anima, centrandovi sulla vostra luce, e quindi siete pronti proprio a rilasciare il passato. Vediamo un po'. Ok, sì, sì, si inizia un nuovo ciclo, si finisce il ciclo precedente, se ne comincia uno nuovo. Tempismo divino, viaggio dell'anima. Ecco, non abbiate fretta, le cose si manifestano in base alla vostra energia. Quindi se avete portato a compimento un ciclo, lasciate che le cose arrivino per manifestare questo nuovo inizio senza fretta, senza impazienza. Stellina rossa, vediamo un po'. Allora, allora qua c'è stato un bel lavoro su delle sofferenze, su delle ferite. Qua avete fatto un bel lavoro di comprensione di quello che erano le vostre ferite, siete pronti a lasciarvi alle spalle il passato. Qui c'è proprio delle situazioni che porterete a cambiamento proprio perché questo passato è stato risolto, queste ferite sono state risolte. Non vuol dire che abbiate risolto tutti i problemi, però queste ferite a cui avete lavorato da tanto tempo sono state risolte, sono pronte per essere lasciate indietro. Quindi mi raccomando, qua ci sarà proprio il fuoco interiore, questo leone che vi porta proprio a creare qualcosa di nuovo, cambiamenti nella vostra vita per rilasciare il passato karmico che avete sciolto. Vediamo un po'. Ok, eh sì, siate grati proprio per questa vita, per queste sfide, perché siete pronti proprio a partire per una nuova destinazione. Siete sempre grati delle sfide che arrivano, perché sono quelle a farvi avanzare, per sbloccare quelle che possono essere la vostra vita, ma la vostra consapevolezza, ovviamente, per portarvi a un livello superiore, proprio anche di soddisfazione. È una vita molto più centrata su quella che è l'anima, e quindi molto più vera, diciamo, a un livello di piano animico. Ecco, non è più la mente a guidare, l'anima ora vi sta mostrando la strada. Siete pronti a ascoltarla, a seguirla, perché qui ovviamente dovete rilasciare il passato e operare i vostri cambiamenti.